ragazzi, super bentornati sul mio canale. Sono di nuovo io, Cecilia di fashiondogitalia.com e corsodicucinapercani.it e oggi vi parlerò del Cavalier King e di tutte le caratteristiche di questa razza di cane. Restate con me. Il Cavalier King è davvero un cane dolcissimo, soprattutto da cucciolo, ma avete visto che musetto. Infatti è il cane che ho sempre desiderato sin da quando ero bambina. Lo adoravo, veramente mi piaceva da morire e avevo tanti peluche che ci assomigliavano tantissimo. Questo cane è un cane molto 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 dolce, veramente, soprattutto con i familiari, ma comunque adora anche durante le passeggiate ricevere coccole da tutti quanti, quindi fermarsi e farsi grattare la pancia. E non è un cane aggressivo assolutamente, anche quando si trova in delle situazioni in cui ci sono altri cani che ringhiano o lo insultano un po' per infastidirlo, lui non si lascia destare, mantiene la sua serenità, la sua tranquillità e solitamente si gira e va via, insomma. È un cane un po' chic dai modi appunto altolocati. Questo cane esiste in varie versioni di colore, ha un pelo lungo e setoso che va pulito spesso, pettinato spessissimo, quotidianamente anche due volte al giorno, perché perde davvero tantissimo pelo. E purtroppo è tra quei cani che producono spesso cattivi odori se non vengono puliti, pettinati e profumati, insomma. È un cane da appartamento assolutamente, quindi adattissimo a stare in casa, perché adora distendersi nella sua cuccia oppure stare sul divano o sul letto. Infatti si vedono spesso su Instagram foto di questi Cavalier distesi come dei pascià che si rilassano. Queste foto mi mettono davvero molta tranquillità e serenità quando le vedo. Sono dei cani realmente pacifici, insomma. Purtroppo soffrono di diverse patologie, la più rischiosa è quella del soffio al cuore, che è molto frequente nei Cavalier che provengono dalla Francia o dall'Inghilterra. Anche quelli in Italia a volte manifestano questa sintomatologia. Anche il cane di una mia amica è Tobia, che è un Cavalier King, l'avrete visto in qualche video di quest'estate, e purtroppo soffre di questa patologia e bisogna comunque prendersene cura, ovvero dare le pillole di cui ha bisogno, fare una dieta equilibrata, perché questa razza di cane soffre purtroppo di problemi di obesità. Infatti non bisogna mai sgarrare e lasciarsi corrompere dal suo sguardo veramente tenerissimo, e bisogna mantenere appunto le dosi consigliate per la dieta. E appunto è importante contattare un nutrizionista, e se sceglierete appunto la dieta casalinga potete scrivermi su info@corsodicucinapercani.it per avere informazioni. E quindi mi raccomando, non sgarrate, non date più cibo del dovuto perché è pericoloso, e comunque appunto se dovesse soffrire di problematiche al cuore potrete appunto prendervene cura con le pillole che prescriverà il veterinario, e il cane potrà vivere comunque una serena e longeva vita, quindi non preoccupatevi più di tanto, e solamente che potrà fare meno attività del solito, magari. Anche se sono dei cani molto poltroni tra virgolette, riescono ad essere agili quando giocano con i familiari e soprattutto con i bambini. Un'altra problematica in cui può incorrere un Cavalier King sono le otiti frequenti per via delle orecchie pendenti lunghe che spesso toccano il pavimento e quindi raccolgono microbi e potrebbero appunto provocare infezioni. È quindi opportuno mantenere l'igiene delle orecchie sempre sotto controllo. Se avete un Cavalier King, allora raccontatemi qui sotto nei commenti la vostra esperienza, date informazioni più dettagliate su appunto quello che fa con voi, sulle malattie che magari ha avuto e su come vi siete comportati in situazioni particolari. Se questo video vi è piaciuto, allora zampate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e poi condividete il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie a tutti, al prossimo video da Cicci ed Ellie che dorme qui sotto. Ciao!